Oggi la crostata più bella. Quella con la Nutella. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui in questo splendido canale dove veramente facciamo tante di quelle cose buone che, se non provate una nostra ricetta, peggio per voi. E succedono i miracoli. Gabriele vede anche senza occhiali, guardate l'occhio cerule. Allora, buongiorno, oggi siamo insieme finalmente dopo tanto la squadra dei Zuzzurri. Pazzesco, non lo facciamo apposta. No. Allora, oggi dopo tanto tempo torniamo nelle vostre cucine per fare insieme una buonissima crostata di Nutella. L'avete vista sul tavolo nel vlog che ho pubblicato ieri sul mio canale Ombretta, ve lo metto dove c'è lei col pallino, era buonissima ragazzi. Vi diciamo che però durante il video è successo un inghippo di cui vi parlerò alla fine del video, quindi spostiamoci di là, vediamo la crostata come si fa e poi vi dico l'inghippo dove sta. Ed ecco gli ingredienti per la nostra crostata alla Nutella, che non è particolare tanto negli ingredienti quanto nelle modalità. Per la pasta frolla attingiamo al mio taccuino di bambina, questo è il mio ricettario distrutto nel tempo e infatti la grafia è ancora quella di quando ero piccola. Allora, per una crostata 250 g di pasta frolla, 200 g di burro, 100 g di zucchero, un tuorlo, sale. Invece della cannella oggi userò dell'essenza di vaniglia, se non avete la planetaria utilizzate questo metodo, di questo processo di lavorazione, ve lo metto qui. Disporre a fontana la farina con il sale e il tuorlo, aggiungere il burro lavorandolo con le mani, lo zucchero, il sale e la vaniglia. Lavorare poco la pasta con le mani aiutandosi con un po' d'acqua, riunire la pasta in una palla, lasciatela riposare per 20 minuti, aggiungerei oggi con l'esperienza in frigorifero. Io lavorerò in planetaria e qui vedete che le quantità sono davvero differenti, perché io devo fare 3 crostate, quindi qua non vedete 200 g di burro ma ne vedete 600, ma devo fare 3 torte. Voi attenetevi alla ricetta che vi ho dato per una crostata. Quindi abbiamo detto 250 g di farina 00, 200 g di burro, 100 g di zucchero, un tuorlo d'uovo, una presa di sale, un cucchiaino di essenza di vaniglia e naturalmente Nutella a piacimento. Bene, iniziamo subito. All'interno della boule della planetaria metto il burro e tutto lo zucchero. Per comodità, per non dimenticarlo, metto anche la presa di sale e il cucchiaino di essenza di vaniglia. Passo tutto in planetaria con gancio a foglia e avvio la planetaria. Facendo lavorare il burro. Per adesso faccio andare piano il gancio a foglia, poi appena la pasta diventa più morbida incorporo le uova e accelero un pochettino. Ok, direi che ci siamo. È il momento di aggiungere i tuorli e riavvio la planetaria. E adesso accelero un po'. A questo punto stacco e unisco tutta la farina. Copro il tutto perché ho già fatto un macello e a velocità 1, volevo farvelo vedere ma è uscito tutto fuori, amalgamo gli ingredienti. Arrivati a questo punto, quello che avremo sarà una pasta bella morbida, come vedete, e liscia. Stacchiamo la pasta dal gancio. Allora, adesso avvolgiamola nella pellicola e lasciamola in frigorifero per mezz'ora.
po' di carta forno e prendiamo anche il fondo della teglia su cui vogliamo fare la nostra crostata, della teglia in cui vogliamo fare la nostra crostata. Prendiamo la nostra mitica Nutella e versiamo la nostra Nutella, un po' di Nutella, questa a piacere ragazzi, Nutella, la farcitura è una cosa assolutamente a gusto, c'è a chi piace spessa, c'è invece a chi piace sottile, quindi decidete voi. Io invece sto facendo in modo che la Nutella non diventi troppo dura in cottura. Sapete, quando si fa la crostata con la Nutella cotta, nel senso che non si aggiunge dopo, io spesso metto i ceci sulla pasta frolla e poi farcisco con la Nutella successivamente, ma così non posso fare le classiche righe della crostata e la cosa mi scoccia un po'. E invece una mia amica mi ha insegnato questo metodo, lei l'ha letto non so dove ed è effettivamente funziona perché l'ho utilizzato. E cosa si fa? Si fa un disco Nutella più piccolo della base e lo si pone in freezer, lo si fa gelare il più possibile. Bene, a questo punto non ci rimane che stendere la frolla sulla base. Io lo faccio sempre con le mani. Io la crostata la faccio abbastanza spessa, quindi la frolla per la crostata, a me piace che abbia proprio una crosta molto molto spessa. Se voi, e quindi se volete una crostata più spessa, fate una dose e mezzo della dose che vi ho dato. Quella che vi ho dato io è la frolla per una crostata dal diametro di 28 cm. Io la sto facendo da 32 e la sto facendo spessa, quindi sto usando una dose e mezzo. Foro la parte bassa, più che altro per vedere se è alta tutta alla stessa maniera e per non farla gonfiare in cottura. Schiaccio abbastanza i bordi, che poi livellerò successivamente. Prendo la Nutella, io la farcisco molto, quindi non prendo la Nutella che ho messo in freezer, ma prendo ancora della Nutella morbida, la spargo per tutta la crostata, così metto un attimo da parte e preparo le strisce. A questo punto è successo l'inghippo, la videocamera ha smesso di riprendere e allora ragazzi, cosa ho fatto? Prima di mettere le strisce ho farcito la crostata con la Nutella semplicemente in crema, poi ho preso il disco di Nutella che avevo fatto refrigerare in freezer e l'ho poggiato sopra la Nutella morbida e a questo punto riprende il video in cui mi vedete mettere le strisce che ho messo quindi sopra la Nutella ghiacciata. Bene, riprendiamo da qua, ok? E scusate, ma la tecnologia a volte non mi assiste, poi quando ho le mani sporche di Nutella non mi accorgo che succede tutto questo, quindi perdonatemi e ritorniamo alla ricetta. Dopo mi si è spenta la videocamera proprio quando stavo tagliando le strisce, non ho fatto nulla di speciale ragazzi, ho semplicemente tagliato le strisce della crostata, le ho messe e poi ho dato questa zillinatura con i rebbi della forchetta. Adesso sto sporcando la parte della griglia con un po' di latte, soltanto latte, senza uovo, e copro il tutto con la carta forno. E copro il tutto con la carta stagnola. Dopodiché cuocerò a 180 gradi per 35 minuti con carta stagnola, quindi rimuoverò la carta e andrò a vedere lo stato della mia crostata e farò cuocere gli ultimi 5-10 minuti a seconda a che punto sarà la crostata senza carta, in modo da far imbiondire la superficie senza fare bruciare la Nutella. Il forno io lo userò combinato, il ventilato è statico al contempo, e la metterò nella parte mediana del forno, quindi in forno a 180 gradi per 30-35 minuti. Ed ecco la nostra bellissima crostata fredda e sfornata, guardate che bella,
tutta dorata al punto giusto. Preparatela e poi ditemi se vi viene bella, alta, croccante, friabile e gustosa. Bene, questa è la torta, ci vediamo subito dopo le foto. Come vedete, il ripieno rimane morbido, morbido. Vi faccio vedere, è morbido sino qui. Visto? Non diventa solida, guardate, tutta morbida. Quindi con questo trucchetto, crostate alla Nutella, sempre super golosissime. Bene, avete visto com'è semplice fare questa crostata alla Nutella? E quindi utilizzate il metodo di ombretta. Questo qua è un metodo ingegnoso perché la Nutella sì, ma non l'ho inventato io. Non l'hai inventato tu? No, è un metodo conosciutissimo. In pratica questo fa sì che la Nutella dopo la cottura rimanga morbida. E la cosa fantastica è che loro non l'hanno visto nel video. Quindi perché? È una cosa che voi perché non avete visto, ma è importante. Comunque non vi preoccupate, voi quel disco che abbiamo fatto lo mettete in freezer. Quando lo tirate fuori dal freezer state tranquilli che è un tipo un frisbee, bello solido, ci sta pochissimo a solidificare perché i grassi contenuti nella Nutella fanno sì che rapprenda subito. Dopodiché lo poggiate sulla Nutella fresca, passate le strisce, guarnite la vostra, le strisce di pasta frolla, guarnite la vostra crostata, la mettete in forno e il gioco è fatto. Bene, se anche voi siete patiti e amanti delle crostate alla Nutella, mi raccomando, fate questa ricetta, postate le foto sulla nostra pagina Facebook e noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao! Ciao.